persone sono in prigione, bambini, vecchi, le donne sono violentate e la gente muore ovunque, per strada, non ha più niente da mangiare, non ha più elettricità, non ha acqua. Vi prego, mettete fine all'occupazione, lo chiedo al governo italiano, lo chiedo al popolo italiano perché faccia pressione sul governo, lo chiedo, Pier, aiutami. Il drammatico appello della giornalista del Manifesto, la 13ª donna rapita finora in Iraq, colpisce dritto al cuore gli italiani, chi si sta battendo per aiutarla, la famiglia, i compagni di lavoro e il compagno di una vita, Pier Scolari. È dimagrita, è impaurita. Ho l'impressione che dica delle cose che gli è stato detto di dire. Giuliana Sgrena è l'ultima donna in ordine di tempo a finire nelle mani dei rapitori il 4 febbraio. Da quel giorno sulla sua sorte è blackout, anche se i segnali lasciano ben sperare. Le forze politiche, oltre alla solidarietà e alla vicinanza alla famiglia, si impegnano a fare il possibile per farla tornare presto in Italia. Il ministro degli esteri Fini dice che la strategia del governo per liberare Giuliana non cambia dopo l'appello. Ai rapitori, prosegue Fini, va ribadito che è tutto il popolo italiano a chiedere la liberazione della giornalista senza distinzione di parte. Il direttore del Manifesto, Gabriele Polo, sottolinea che l'appello potrebbe essere l'inizio di un percorso per la sua liberazione. Intanto l'appuntamento è per sabato a Roma, dove si terrà una grande manifestazione. Liberiamo la pace per Giuliana Sgrena e per tutti quanti sono ancora ostaggi in Iraq, alla quale parteciperà anche il padre della giornalista del Manifesto.